Allora, buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovate e ritrovati per chi non ci si vede da prima delle vacanze. Allora, l'incontro di oggi, questa conferenza stampa, è come dire, l'antipasto dell'evento di questa sera che avete visto nella comunicazione che abbiamo mandato e su cui io ovviamente non dico niente perché poi diranno prima il dottor Monti e poi il sindaco, e che è stato fortemente voluto da Medicine Subria e condiviso con noi, perché siamo arrivati a questa tappa fondamentale che sono ben 150 giorni dall'apertura della Hub Città di Saronno, e da un lato soprattutto si voleva fare un momento di ringraziamento a chi ha reso possibile tutto questo, che poi, come ci dicevamo con il dottor Monti e con il sindaco, noi parliamo sempre di soggetti, ma poi sono persone, no? E sono tempo, impegno, competenze, professionalità che si sono messe in campo incrociando tanti ambiti tra volontari, medici, infermieri, personale amministrativo, polizia locale, insomma tante persone che hanno lavorato e che verranno, come dire, gli verrà riconosciuto il loro merito, che gli è stato riconosciuto in tutti questi mesi, ma gli verrà ancora più riconosciuto questa sera. E poi era anche un momento per fare un punto, per questo abbiamo voluto fare anche questa conferenza stampa su, come dire, numeri e bilancio di quello che è stato fatto, anche perché bisogna fare prima un bilancio per poi fare un rilancio, visto che l'Hub, diciamo, non finisce la sua attività con i 150 giorni, ma andrà avanti per molti altri giorni. Passo la parola per cui direttamente al dottor Monti. Sì, porto i saluti, buongiorno, io sono Marta Rana, detta da comunicazione di Medicine Umbria. Porto in tanti saluti da parte del dottor Clerici, il nostro presidente, che per gli impegni professionali non ha potuto presiedere, ma sarà presente questa sera. Quindi vi ringrazio tutti per la partecipazione, non aggiungo altro, passo subito la parola al direttore dell'Hub, non è anche direttore di Medicine Umbria, Emanuele Monti. Buongiorno a tutti, ma io riprendo le parole che Marco ha detto poco fa. Questo evento è stato fortemente voluto come momento di ringraziamento. Ringraziamento perché non vi nego che come cooperativa, quando ci siamo imbarcati in questa operazione, era il mese di febbraio-marzo, c'erano tanti dubbi e non eravamo neanche sicuri di essere all'altezza di un'operazione così importante, perché noi come cooperativa, che mette insieme medici di medicina generale, diciamo fino a prima della pandemia ci occupavamo di questo progetto regionale che era la presa in carico del paziente cronico. Poi con l'arrivo della pandemia abbiamo dovuto modificare un po' la nostra mission, un po' i nostri assetti, e ci siamo trovati all'inizio di quest'anno nel capire se potevamo essere in grado di portare avanti questa sfida, cercando di coinvolgere i medici del territorio. Quindi abbiamo lavorato molto tra febbraio e marzo proprio con questo obiettivo, cioè cercare di coinvolgere il maggior numero di medici di medicina generale del territorio, per far sì che si potesse arrivare poi a fare una proposta ad ATS, una proposta strutturata, per dire: noi ci siamo, la medicina generale c'è, il territorio risponde a questa esigenza che in quei momenti era fortissima, perché la campagna vaccinale di massa doveva partire. Qui devo essere sincero, la collaborazione con i comuni di Saronno e con anche di tutte le istituzioni, quindi da ATS a Regione Lombardia, alla fine ha reso possibile quello che abbiamo inaugurato il 10 di aprile, e dal 10 di aprile, se si diceva, di strada ne è stata fatta tanta. Nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di trovarsi oggi a settembre e poter dire di aver eseguito oltre 73.000 vaccinazioni, ve lo garantisco, nessuno. Oltre 73.000 vaccinazioni gestite, ribadisco questo, dai medici di medicina generale e ci tengo a sottolinearlo, da tanti medici in pensione e medici volontari che si sono sentiti in dovere di dare una risposta, di essere presenti e di dare il loro contributo.
Il loro contributo è stato preziosissimo, perché potete ben immaginare, il medico di medicina generale ha la sua normale attività e in più ha aggiunto anche la disponibilità presso l'hub vaccinale per coprire turni settimanali di 6 ore che vi garantisco che sono stressanti, perché soprattutto all'inizio, quando la gente era molto impaurita, arrivava con tanti dubbi, tante perplessità, tante paure, l'attività del medico era fondamentale, diciamo, per un convincimento e per rassicurare più che altro il paziente. E dicevo, proprio questi medici volontari sono stati preziosi, perché ci hanno permesso tante volte di venire incontro alle emergenze dell'ultimo minuto, hanno dato ampia disponibilità e hanno reso possibile questo. Io ritengo che l'operazione che è stata fatta sia veramente frutto di un vero gioco di squadra, un gioco di squadra tra tanti attori e tanti operatori che hanno reso possibile questo. Quindi prima veniva accettata la collaborazione con il comune di Saronno e con anche i comuni limitrofi, importante, lo dicevo prima, il ruolo dei medici, i medici volontari, fondamentale il supporto che ci è stato dato dalle infermiere dell'ospedale di Saronno. Questo ci ha permesso di avere un presidio costante per le attività, diciamo, di preparazione dei vaccini, ma anche per le situazioni di emergenza che si sono create nella normale routine. Sempre legata al comune di Saronno, mi permettete una menzione particolare per la polizia municipale del comune di Saronno, perché ha reso possibile in questi 150 giorni l'approvvigionamento dei vaccini. Sembra una cosa di poco conto, ma vi garantisco che è fondamentale avere una persona, un gruppo di persone che costantemente era in relazione con noi e quando c'era necessità si recava presso l'ospedale di Busto per il ritiro dei vaccini. Quindi il loro lavoro è stato veramente importante. E poi anche chiaramente il personale amministrativo, che noi come cooperativa in una fase iniziale abbiamo dovuto coinvolgere, quindi abbiamo fatto selezione, abbiamo formato queste persone. E ultimo ma non ultimo, permettetemi una parola su tutto il personale volontario che è affluito in quell'app, cioè tenete presente che parliamo di circa 200 persone, cioè la macchina organizzativa dell'hub è una macchina organizzativa, seppur non è paragonabile il nostro hub, l'hub di Città di Saronno non è paragonabile agli hub, non so, quelli di Milano, Giusto e quant'altro, però vi garantisco che la macchina organizzativa che c'è dietro è una macchina organizzativa importante, cioè muoveva circa 50 persone al giorno, tra volontari, medici, infermieri, amministrativi e quant'altro. E la presenza di tutti questi volontari che hanno garantito l'ordine, hanno garantito sempre con tanta cortesia verso i pazienti, verso gli utenti, il rispetto anche delle norme di distanziamenti e quant'altro, ecco, tutte queste persone hanno permesso di raggiungere questi obiettivi, che ribadisco per noi sono obiettivi veramente inimmaginabili quando siamo partiti, perché pensare di vaccinare 73.000 persone, vaccinazioni solo fatte dalla medicina generale, quando siamo partiti non era così scontato. Vi ringrazio, passo la parola. Grazie al dottor Monti per quello che ci ha detto in questo momento. Come amministrazione di comunale di Saronno, come dire, abbiamo da subito aderito a questa possibilità che si andava delineando di attivare un hub vaccinale a Saronno. Insomma, quando la Regione Lombardia chiedeva disponibilità dei comuni a mettere a disposizione una struttura che rispettasse a tutta una serie di requisiti e che avesse poi la possibilità ovviamente di essere gestita, e qui la preziosa collaborazione con Medici in Subria, in qualche modo l'abbiamo sentita come una missione della nostra amministrazione. L'amministrazione è entrata in carica a ottobre dell'anno scorso, quindi in piena seconda ondata pandemica. Ci siamo in qualche modo subito attivati, insomma, vi ricorderete che la prima cosa che abbiamo fatto è stata mettere a disposizione dei medici di medicina generale e di alcune pediatre la struttura per poter eseguire le vaccinazioni antinfluenzali al di fuori dei loro ambulatori, quando era complicato
portarsi i pazienti in ambulatorio per questione appunto di contagio Covid. E da subito abbiamo iniziato anche qui la collaborazione con Medicine Subria, perché subito dopo abbiamo attivato un punto tampone. Abbiamo attivato un punto tampone a Saronno, all'Expo, alla Expo, dove nelle settimane poi successive, in collaborazione con la ATS e la SST, è nato lo hotspot Covid, no? Quindi possiamo dire un piccolo centro anti-Covid a Saronno, insomma. Queste cose hanno funzionato per diversi mesi. Quasi contemporaneamente abbiamo attivato il servizio di trasporto prevalentemente per le persone anziane, quando il vecchio sistema di prenotazione aria mandava gli ottantenni all'orate Cacivio piuttosto che ancora più lontano. Vi ricordate quei giorni? I centralini del comune erano veramente intasati di persone che chiedevano aiuto, nel senso che non sapevano come recarsi, magari alle 8 di mattina piuttosto che alle 9 di sera, no? Quindi insomma, abbiamo fatto un po' tutte queste scelte come amministrazione, perché abbiamo sempre ritenuto che lavorare sul tema della pandemia era un lavorare a favore della città, e non solo della città, per la salute dei cittadini, ma per la ripartenza della città post-Covid. E poi, come dire, ciliegina sulla torta, l'attivazione dell'app vaccinale, insomma, che è stato sicuramente il più impegnativo e più complesso di tutte le attività che abbiamo fatte. E come appena accennato il dottor Monti, vi garantisco che neppure io avrei immaginato che pochi mesi dopo ci saremmo ritrovati qui a, come dire, celebrare 73.000 vaccinazioni, 40.000 persone vaccinate, tra l'altro proveniente, poi come avete visto dal comunicato stampa, da quattro province diverse, da ATS diverse, a dimostrazione che anche la posizione geografica di Saronno è una posizione centrale, è una posizione sulla quale anche dal punto di vista come dire, della sanità pubblica vale la pena di investire. Sanità pubblica perché medicina generale vuol dire sanità pubblica, tutte le altre cose che vi ho accennato prima vuol dire sanità pubblica, e questa è un'altra delle scelte caratterizzanti che come amministrazione abbiamo fatto, insomma, quella di metterci a lavorare con la sanità pubblica e quindi metterci a lavorare con la Regione Lombardia. Lavoro che vuol dire collaborazione, vuol dire stimolo, lo stimolo riguarda prevalentemente l'ospedale di Saronno. Sapete che insomma, con altri 18 sindaci abbiamo indirizzato nel mese di febbraio una prima lettera all'assessore Moratti chiedendo attenzione all'ospedale di Saronno, vista la situazione che l'ospedale di Saronno sta vivendo, insomma, oramai non solo da questi ultimi mesi. Abbiamo poi incontrato il sindaco di Saronno, il sindaco di Rovello ed io, in rappresentanza dei 19 sindaci, il direttore generale della sanità lombarda, dottor Pavesi, ancora per stimolare e suggerire maggiore attenzione all'ospedale di Saronno. Quindi tutto rientra, come dire, in questo concetto di attenzione, e non ci fermiamo ovviamente per la richiesta di attenzione all'ospedale di Saronno. Candidiamo Saronno ad ospitare una casa di comunità, no? Quindi una delle nuove strutture previste dalla riforma della 23 finanziate tramite il PNRR. Abbiamo già a disposizione un'area, che è l'area che si trova in via Fiume, quindi a poche centinaia di metri dalla stazione di Ferrovia Nord, raggiungibile a piedi in pochi minuti, neanche perché ci dovesse arrivare senza mezzi privati, tra l'altro confinante con la sede della SST che si è trasferita qualche anno fa, quindi ci sembra l'area più indicata possibile per poter far sorgere in tempi rapidissimi una casa di comunità. Ma candidiamo Saronno ad ospitare anche un ospedale di comunità, ovviamente come compendio e non come sostituzione dell'ospedale di Saronno, che è e deve rimanere un presidio di primo livello, come tutti i cittadini ci stanno chiedendo. Vedendo questa sera, io direi che la cosa più importante di questa sera, la diceva il dottor Monti in apertura, è il ringraziamento. Cioè questa sera ci troviamo per ringraziare tutta una serie di persone che hanno reso possibile questa attività in questi 150 giorni e i risultati che abbiamo raggiunto. Persone che vanno dai medici di medicina generale, i medici in pensione, quindi volontari, gli infermieri, le infermiere prevalentemente del nostro guardacaso ospedale di Saronno, terapia intensiva, rianimazione, piuttosto che tutti i volontari delle varie protezioni civile, associazione dei carabinieri, associazione alpini e quant'altro, che hanno reso logisticamente possibile il funzionamento dell'hub, e la polizia locale. La polizia locale che merita giustamente una menzione particolare, perché senza l'approvvigionamento dei vaccini, che è andato progressivamente rendendosi in qualche modo standard, ma le prime settimane ricordo che non si sapeva dove si dovevano andare a prendere, non si sapeva quando venivano consegnate, quindi la polizia locale
anche lei faceva i salti mortali per riuscire ad essere lì alla mattina alle 8, anzi prima delle 8, perché poi i vaccini andavano diluiti dal personale infermieristico, che dovevano preparare tutto, quindi faceva i salti mortali perché alle 8 le attività al lab potessero davvero iniziare. Dietro questi ringraziamenti di oggi, che ci fa davvero molto piacere che siano stati proposti da Medici in Subria e abbiamo subito accolto questa proposta di collaborazione, ci sono tante persone, ecco, quindi oggi mettiamo a fuoco, come dire, tutto quello che le persone hanno dato, mettiamo a fuoco il ringraziamento come città, come Medici in Subria, a tutto quello che ciascuno di loro, ciascuno per la sua competenza ha dato. Quindi teniamo che questa sera davvero questo evento che abbiamo organizzato, che abbiamo dovuto organizzare su invito, perché evidentemente per questioni di rispetto delle normative Covid non potevamo aprire a tutti, a chiunque avesse potuto voler intervenire, la partecipazione, ha visto, come dire, rispondere anche le più alte cariche della regione. Questo fa piacere a Medici in Subria, come fa piacere alla nostra amministrazione, il fatto che sia presente il vicepresidente di Regione Lombardia, nonché assessore del welfare Letizia Moratti, il fatto che sia presente il dottor Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, più tutta un'altra serie di personaggi che avete visto nel comunicato stampa, è sicuramente da una parte un riconoscimento di tutto quello che è stato fatto e che verrà fatto in questo hub, e anche, se mi posso permettere, come amministrazione di Saronno, un riconoscimento che, al di là dei colori politici, su questi temi la collaborazione tra amministrazione locale Saronno e Regione Lombardia non può venire meno, anzi deve essere, come dire, sempre maggiore per obiettivi comuni, sono quelli che abbiamo raggiunto fino adesso e quelli che dobbiamo assieme raggiungere per l'ospedale di Saronno, per la casa di comunità e per l'ospedale di comunità. Io per ora mi fermo qui. Se ci fosse domande, credo siamo a disposizione. Prego. Spiegare magari un pochettino a poco il concetto di casa di comunità, chi si rivolge e dove dovete rivolgere. Allora, le informazioni arrivano, stanno arrivando, poi magari anche il dottor Monti mi aiuta da questo punto di vista. Per quanto ne sappiamo adesso, dovrebbe essere un edificio che ospita un insieme di una sorta di poliambulatorio, dove ci sono specializzazioni diverse. Quindi ci sono presenti medici sia di medicina generale che specialistici, dove i cittadini si possono recare per tutta una serie di esami, di visite o di quant'altro. Quindi è, come dire, da una parte il riportare sul territorio una funzione di medicina territoriale che in questi anni è andata perduta. Non mi interessa in questo momento entrare nella polemica politica. Diciamo che c'era una presenza sicuramente maggiore della medicina territoriale 20 anni fa, è andata gradatamente riducendosi. Il Covid ci ha messo davanti a un fatto compiuto: senza medicina territoriale, senza presenza sul territorio, gli ospedali da soli non ce la fanno. E comunque il modello non funziona, perché ci sono tutta una serie di servizi da erogare ai cittadini che non puoi erogare solo quando arriva la fase acuta, no? della situazione della malattia, la pandemia, ma che devi in qualche modo prevenire, che devi in qualche modo gestire, e lo puoi fare se hai sul territorio una presenza di medici che si occupano, appunto, che sono a conoscenza un po' del territorio, no? che entrano in contatto con le persone non solamente quando la persona ha un problema acuto da risolvere in ospedale, ma che lo segue un po' per tutta la sua vita, insomma. Negli ultimi anni i medici di medicina generale, per come sono stati gestiti e organizzati, questa attività era sempre più difficile svolgere, insomma. Il fatto che si prenda, come dire, il fatto che la pandemia ci metta di fronte a questa situazione e si prenda atto che è necessario svoltare, è necessario modificare, ci fa piacere. Come amministrazione comunale siamo più che disponibili a partecipare a questo processo di modifica del supporto medico di base nei confronti dei cittadini, perché siamo certi che i cittadini non potranno che giovarsene, ecco, di questa modifica rispetto alla situazione attuale. Poi, se posso aggiungere giusto due parole sulle case della comunità. Le case della comunità fanno parte di della riforma della legge sanitaria regionale, di cui si sta discutendo ampiamente negli ultimi mesi.
La casa della comunità dovrebbe essere un luogo fisico dove mettere assieme i bisogni sanitari ma anche sociosanitari di un paziente, di un utente. Quindi è quel luogo dove un utente possa trovare risposta alla propria necessità. Noi sappiamo benissimo che sul territorio lombardo abbiamo 1000 servizi, ma tante volte sono frammentati. Manca un po' quel concetto di regia che dia la possibilità al paziente di avere una risposta e non doversi perdere nei meandri di vari uffici e della burocrazia. È chiaro che dentro la casa della comunità un ruolo fondamentale lo ha il medico di medicina generale. La valorizzazione della medicina territoriale è sicuramente la sfida che ci aspetta. Diceva prima giustamente il sindaco, la pandemia ha messo in evidenza una serie di difficoltà e di carenze, ma ha messo in evidenza anche situazioni dove la medicina generale era presente ed era strutturata e ha potuto dare delle risposte diverse. Dare delle risposte diverse ha voluto dire essere a supporto anche dei presidi ospedalieri. Nel periodo pandemico sappiamo benissimo tutti quanto hanno sofferto gli ospedali di accessi che a volte erano anche accessi impropri. Quindi se questo oramai è chiaro, se c'è una medicina generale, strutturata, organizzata, sicuramente ne beneficia in primis l'utente, ma anche il servizio ospedaliero, che può occuparsi di ciò per cui è deputato. Altri interventi? Volevo chiedere se ci sono stati alcuni dei vicoli Novax, cioè c'è stata qualche situazione, qualcuno è andato a salvare? Nessuno. Devo essere sincero, fino alle ultime settimane grossi problemi no, ma a parte qualche caso sporadico, ma stiamo parlando di casi che si possono contare sul al massimo 4-5 casi in tutto questo periodo. Ma gli eventi un po' più eclatanti sono quelli delle ultime settimane, invece, che sono questi Novax che arrivano in hub e dicono: sono Novax, sono qui perché mi obbligano a vaccinare. Devo essere sincero, è difficile la gestione, questo ne parlavo proprio in queste settimane con i medici. Fortunatamente, ribadisco, non abbiamo, cioè sono veramente casi veramente molto molto sporadici, però qualcuno è scambi scienze, cioè, si sono fatti vaccinare no. Sì, si sono fatti vaccinare, qualcuno ha detto io mi vaccino ma sappiate che io sono contrario, no? Però al di là di questa dichiarazione come dire, poi l'obiettivo finale è stato raggiunto. Ecco, quello che stiamo vedendo è che sicuramente nelle ultime settimane, dove, cioè noi ormai siamo sulla fase finale della campagna vaccinale, no? Come Regione Lombardia ormai siamo circa l'80% dei vaccinati, quindi siamo in fase finale. E la vaccinazione di queste ultime due settimane è sicuramente più difficoltosa. Più difficoltosa perché ci sono tante titubanze, tanti dubbi, che però, devo essere sincero, la maggior parte dei quali vengono poi dissipati dal colloquio che l'utente ha con il medico all'interno del lab e alla fine tutti si vaccinano e vanno a casa vaccinati. Quindi stiamo parlando veramente di pochissimi casi, massimo 4-5 casi, ma ci sta all'interno di 73.000 vaccinazioni, come dire, anche questa casistica c'è. Va bene, è stata gestita, ecco, questo posso dire con tranquillità, che poi i medici sono stati in grado comunque di gestirla, e poi alla fine è una scelta del cittadino farsi vaccinare, quindi dico sempre fino ad ora l'utente si prenota per la vaccinazione, quindi non siamo noi che andiamo a casa a prenderlo, ma è lui che liberamente si prenota, poi appunto viene e racconta di essere contro, ma si vaccina. Approfitto per dire che al di là di questi veramente casi singoli che si contano sulla punta di una mano, sono veramente tanti gli attestati di cittadini che hanno scritto
si sono rivolti a noi nelle maniere più diverse, telefonate, mail, messaggi più diversi sui vari social, ma così credo anche alla cooperativa Medicina Subria, per ringraziare per come sono stati accolti, per come sono stati indirizzati, per come i volontari li hanno indirizzati all'interno del lab, per come i medici li hanno gestiti, li hanno confortati, hanno spiegato, hanno risposto ai loro dubbi. Quindi devo dire che anche da questo punto di vista, e ci tengo a dirlo perché è un ulteriore riconoscimento che va alle persone che ci hanno lavorato, davvero tanti, mi permetterei di dire tutti, perché io non ho avuto nessuno che mi abbia scritto sindaco, mi hanno fatto attendere 3 ore, mi hanno trattato male, invece abbiamo ricevuto davvero tante comunicazioni di tipo diverso, sono ringraziamenti per come l'hub è stato gestito, per come le persone sono state trattate, tanti figli che hanno scritto ho accompagnato mia mamma, persona anziana, ho accompagnato mio papà, persona anziana, e sono stato veramente contento per come poi è stata gestita la vaccinazione all'interno dell'hub. Ci tenevo a dirlo perché è un ulteriore merito delle persone che stasera andiamo a in qualche modo a riconoscere per tutto quello che hanno fatto. Sì, questo se posso aggiungere, ma questo lo conferma anche il lato nostro, anche i medici stessi ce l'hanno riportato, perché poi i medici che erano lì a vaccinare erano poi i medici del territorio, quindi tante volte hanno magari vaccinato o loro, qualche loro collega, pazienti che poi andando in ambulatorio portavano ringraziamenti e complimenti per l'hub, per il servizio e soprattutto per la cortesia delle persone che diciamo all'interno del lab lavorano. Secondo me questo è veramente un altro elemento di orgoglio per noi, per chi ha lavorato all'interno di questo hub, ed è uno dei motivi che ci ha portato poi a raggiungere anche risultati importanti. No questions. Ok. Allora ci salutiamo e vi diamo appuntamento a fra qualche ora alle 17:45, giusto?